Oggi io e Ketto siamo ritornati su Gmod perché è successa una cosa terribile. Gli schibi di toilet giganti, più strani e assurdi, hanno invaso la nostra città e noi dovremo sconfiggerli tutti. Alla fine, infatti, proveremo ad evocare il cameraman gigante e ci sarà una battaglia epica tra lui e il capo di tutti gli schibi di toilet, che è una roba enorme che voi neanche avete idea. Siete curiosi di vedere le nuove versioni stranissime di tutti gli schibi di toilet e come faremo a sconfiggerli? Restate con noi fino alla fine per scoprirlo. E se questo video vi è piaciuto e non vi sto totalmente antipatico, vi ricordo che potete iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace, che fa sempre piacere. Piacere. Buona visione! Sono appena tornato in città, che finalmente siamo riusciti a ricostruire dopo un anno dall'attacco dei Rainbow Friends giganti. Mamma mia, che ansia! E ho scoperto che è stata di nuovo invasa. Però mamma mia, che sfiga, non ne posso più. È una roba fuori dai modi. Non è possibile che ogni volta che la ricostruiamo succeda qualcosa e io devo sempre impazzire. Oh, scusa, mi calmo. Adesso chi ci deve attaccare? Non c'è più nessuno. No, che non c'è più nessuno. Ci sono i cessi, ma quelli brutti. Ancora? Sì, tu, quelli che hai visto negli scorsi video, non hanno niente a che vedere con quelli che hanno attaccato la città questa volta. Ci sono i cessi grandi, c'è il boss gigante cesso, ci sono i cameraman enormi. Cioè, rispetto a quelli piccolini che abbiamo sconfitto la prima volta, questi, non lo so, sono i Transformers di tutti i cessi. Hanno le zampe, hanno sei teste, hanno sei zampe, una testa con le zampe, uno in una lavatrice. Ma che schifo! Uno in una lavatrice! Sì, in una lavatrice! Ti rendi conto? No. Io adesso ti ammazzo, anzi, ti faccio vedere cosa ho imparato durante questa mia vacanza prima di andare ad ammazzare gli schibi di toilet. Allora, mettiti di fronte al muro, su, mettiti al muro. Bravissimo, ok, guarda. Guarda, io posso sparare tutto intorno. No, cosa? Così non vale. Bravo, la mira. Devo sparare solo io. Aspetta, guarda. Io posso prendere la mira e sparare tutto intorno senza colpirtene. Ragazzi, noi andiamo un attimo. a preparare le armi e sicuramente i carri armati, visto che c'è anche Cat, per ammazzare questi nuovi, strani e assurdi schibi di toilet. Vado via! Cat, ho capito che adesso dobbiamo usare il veicolo militare per andare a cercare gli schibi di toilet. Ma potresti levarmi i tuoi piedi puzzosi dalla faccia? Ma che schifo! Ok, ecco. Sorry! Perfetto, va già meglio. Allora, io andrei a cercare, prima di tutto, nella zona dove abbiamo trovato gli altri schibi di toilet nei precedenti video. Quindi, quella specie di, non lo so, fiume prosciugato. Non so quale sia il nome. È tipo il bunker abbandonato. Esatto, questo qui, che non credo sia un bunker abbandonato. Non penso di andare di qua, hai sbagliato strada. No, come ho sbagliato strada? Allora, stavamo dicendo, proviamo ad andare a vedere a questo punto alla discarica, che è il posto. Mamma mia, mi sono cacato addosso. C'era una casa rossa. Pensavo fosse la testa di un cesso. Ti giuro che, parlando di cessi, mi sono cacato addosso. Non ho più voce, ma non fa niente. Questo far non so neanche parlare. Oggi impazzisco, Scusa un secondo, ho bisogno di provare una cosa. Niente, non ti preoccupare. Non è successo niente, tu non hai visto niente. Ah, a sinistra. Ma tu questa mappa la sei a memoria? Ah, vabbè che ci hai vissuto 2 anni mentre ero in coma. Esatto. Però, ok, non sembrano esserci Rainbow Friends, ma non è questo il nostro problema oggi. Il nostro problema sono i cessi. No, Cat, io non ci entro nel bunker. Vedo qualcosa io. No, cosa vedi? Non vedo niente. Guarda, no, vedo una testa. No. Oh no, c'è il cesso. Ma quanto è brutto. Ma questo, tra l'altro, non è tra quelli grandissimi, ma è già più grande. Oh! Ma fa rumore! Ma guarda che rumore fa! No, bro. Stai tranquillo. No, Cat. Scusa. Aia! No! No, aspetta. No. Sì, sta tipo fluttuando e sta prendendo. Attestate il bunker, Cat. Vuole entrare nel bunker. Non è che dentro c'è qualcuno e vuole provare ad entrare? Proviamo ad entrare. Scusi. O lo ammazziamo prima? Aspetta. Scusi, ma prendo l'entrata la mia macchina sta qui del bunker. Fotografica.
Salve, mi scusi, buongiorno, buon uomo. Non siamo qui per disturbarla. Kate, mi raccomando, stai attento. No, ma scusa, ma non vorrei disturbarla, però l'entrata sta di qua. Per favore, mostragli ecco, l'entrata. Imbecille! Oh. Entra! No, Kate, non me lo lanciare addosso, madonna quanto è brutto. Ma questo ha la stessa faccia tipo di uno dei boss finali? Ma è bruttissimo. Ma stai scusa, fermo. Ho una domanda. Vero? Posso sedermi? Sali, Kate, no. Ma che fai? Ma lo stai pescando da un fiume di cacca? Vai, Kate. Non lo vuole tirare pesca su. Pesca il pesce grosso, Kate. Dove è andato? Non vuole uscire. Eccolo. L'ho pescato. Maledetto. Non ti buttare di nuovo. Allora. Ma sono caduto io. No, come sei caduto tu? Lascio a te la scelta. Questo sta girando come un imbecille. Helicopter. Allora, a te la scelta. Lo ammazziamo, entriamo nel bunker, capiamo cosa c'è nascosto e ce ne andiamo prima che arrivi il boss finale. Oppure non lo ammazziamo, lo lasciamo a piede libero. Potrebbe allearsi con il boss. Che facciamo? Aspetta. No, stavo prendendo la minigun. Scusa, è che ci stavi mettendo troppo tempo a rispondere e ho pensato volessi allearti tu con lui. Aspetta un attimo il mio amico che arriva con la minigun. Ti prego, Kate, arriva subito. Mi sta facendo cacare addosso. Oh, la smetti di girare, ma posso saltargli in testa? No, mi sono buggato nel cesso. Aiuto! Mi sono sbuggato, ti prego, Kate, muoviti, per favore. Stai pensando quello che sto pensando io? Perché prima di usare la minigun non proviamo ad investire un cesso? Dai! No, mi sa che non funziona. Aspetta. Ci penso io. Vai, vediamo. Vediamo, voglio riprendere tutta la scena, non con il cecchino però. Kate mi sa che è molto più forte del previsto. Ok, ricarica. No, ma guarda quanto è brutto. Vai, Kate! Spara! Gli hai rotto il cesso! Bravo, aspetta che ti aiuto. Maledetto, ma... Kate, non era necessario... Aspetta, ricarico. Kate, mi hai buttato nella monnezza della discarica. Kate, sono morto respirando i rifiuti tossici. Io ti odio. Adesso guarda che lo investo, lo ammazzo. No, Kate, ma non giocare con il corpo dello schibi di toilet. No. Ah, ok. Vabbè, entriamo nel bunker. Prepara delle armi leggermente più forti. Sì, vediamo. Vabbè, tu cacci la minigun. Ho un fucile a pompa. Ma non poco leggero. Io devo un attimo capire che cos'ho. Però intanto, piano entriamo. Ricordati di non bloccarmi il passaggio. L'ultima volta è finita male, stai attento. A questo punto procediamo entrambi con il fucile a pompa. Mi sto cacando addosso, ma ho paura. Lo vedi? Cosa? Lo vedi? Girati! Salve, mi scusi, lei gestisce questo posto? In realtà io dovrei provare se questo effettivamente è un fucile a pompa. Ok, sì. Non sono ancora sicuro, aspetta. Controlla, aspetta. Sì, è decisamente un fucile a pompa. Kawabunga! Oh no, no, Cat, ma questa parte del bunker c'era l'altra volta? No. Cos'è sta roba rossa? Guarda! No, questo mi mette leggermente ansia. Sembra il cuore di Iron Man, ma versione bomba nucleare. No bueno. No, Cat, no bueno per niente. Ok, ritorniamo sopra. Dobbiamo esplorare le altre stanze. Senti, tu per favore, spostati. Che ci copri le scale. Grazie, Cat. Vabbè, che tristezza. Come mi sono ritrovato con una pistola in mano? E tu dove stai andando esattamente? Non riesco a salire, ok. Non so se sono pazzo io, ma sento schibidi WSS. E la cosa non mi piace per niente. Piano, molto piano. No. È da questa parte. Cosa? Vieni, Cat. Cat, mi sa che è da questa parte. Piano e con calma. Con calma. Che schifo! No, Cat, questi si muovono. Brutto. Mamma mia, se sono brutti. Ma questa è una barchetta. Ma no, è diventato un cesso barca. No, Cat, non ti preoccupare. Vuoi fare anche tu la barchetta?
Guarda, guarda che bellissima barchetta. Siete due fantastiche barchette. Davvero stupende. Vai, mangiatevi. Mangiatevi a vicenda e morite, maledetti. Siete vivi. Ma che è sta porcheria? Perché ci sono dei ragnoi di schibi di toilet con la lingua lunghissima? Qua sono sicuro che alla fine dovremo chiamare qualche cameraman gigante in soccorso, perché non riusciremo a battere il boss finale. Cat, ti prego, mi serve una mano. Scusa se ti ho ucciso. Ecco, al mio via spariamo, va bene? Aspetta, prendi l'arma. Prendi l'arma. 3, 2, 1. Spara! No, non muoiono, ok? Ok, grazie. Grazie, ok, basta, Cat. Aspetta. No, perché gli stai dando fuoco? Cat. Ok. Ma tu sei un malato, Cat. Perché stai dando fuoco ai cessi? Dici mai dire mai, si risveglia. Va bene, sicuro va bene. Non si risvegliano più. Va bene, la sicurezza prima di tutto, ho capito. Adesso abbiamo un altro leggerissimo problema. Ok, sono morti, qui è dato fuoco a tutto, ma io la musica la sento ancora, quindi ho paura di avvicinarmi. No, Cat, vedo qualcosa muoversi. Ho visto un cesso militare. Cat, ho visto un cesso militare. Cat, c'è un cesso militare. No, poggo. Sì, aspetta. Oh no, questo lo devo fotografare. Io sono il cameraman praticamente, però quello vero. Guarda quanto è brutto. Se devi mettere in posa, dai. Sì, mettiti in posa vicino a lui, che anche tu sei militare. Aspetta, faccio una bella fotografia. Guardami da questa parte. Bravissimo, fantastico. Ragazzi, noi come lo sconfiggiamo un cesso militare che sembra tipo Rocky Balboa? Con la minigun. No, le bombe atomiche le conserverei. Voglio provare posso farcela. Si dice headshotarlo, ok? Headshotarlo. Proverò ad headshot. One shotarlo, vai. Ok, l'ho colpito, gli ho fatto del male. Maledetto. Ho provato con la minigun. Aspetta che mi sposto. Vai, fratama. Provo anch'io col fucile a pompa. Maledetto. No, Cat, questo è forte. Aspetta, guardami negli occhi. È il momento di utilizzare una di quelle armi. Sei pronto? Una volta un caro amico mi ha detto: guardati le mani e rilascia la tua potenza. Ti ricordo. Io non parlavo di quelle armi. Ho potenziato la mia arma, Sì, con un gatto non credo ci farei molto. Vuoi vedere la forza di quest'arma? Vai, sono proprio curioso. Mi sembra leggermente... Va bene, è stata un'esperienza che non avrei mai più voluto ripetere nella mia vita. Ti prego, torniamo alla macchina, per favore, vieni. Tra l'altro, nel frattempo ho chiesto a Johnny di montare sulla macchina una minigun, che prima non ce l'aveva. Quindi se vuoi, prego, puoi usarla, provala, vediamo se funziona. Mamma mia, mamma mia, funziona. È anche meglio della tua. Direi di andare, perché sento dei rumori che non mi piacciono per niente. Probabilmente abbiamo disturbato qualcuno che non dovevamo disturbare. Quindi via velocemente. Cat, ce l'abbiamo fa. Spara! Aspetta. Oh mio Dio. No. Fatto un gioco. No. Sono invisibile? Sì, sei invisibile. No. Ma io sparo! Ho sbagliato, non ho visto il muro. Luci! L'hai investito. Perché siamo diventati invisibili, Cat? Oh! Tu mi vedi ancora? Sì, adesso ti vedo. Oh mio Dio, mi sono cacato addosso. Ma cos'è sto schifo? Lo prendo a pugni sulla pelata. Guarda, che brutto. Sì, che faccia simpatica. Ciao. Ciao. E sembra acqua quando ci chiede dell'acqua. Guarda, la vuoi dell'acqua? Ciao. La vuoi dell'acqua? No! Vuoi dell'acqua? Scusa, non pensavo ci fossi anche tu in mezzo alla mia ira. Se questo coso ci ha inseguiti, io direi di andare subito in città e preparare delle armi leggermente più forti. Ah, perfetto, io già sono lì. Perfetto, ti raggiungo. Ce l'hai il tuo grosso carro armato? Se la risposta è no, comincialo a cacciare dal garage, perché ho paura che i prossimi schibi di toilet saranno leggermente più forti di questi, ma molto, molto di più. Dov'è la città? Mi sono perso. Io non voglio stare qui. Aspetta che accendo i fari. Io ti aspetto in città. Aspettami in città. Se solo la riuscissi a ritrovare. Ormai è un labirinto, ma dovrei conoscerla a memoria. Dovrebbe essere da questa parte. Un pessimo senso dell'orientamento. Cat, ciao. Dove mi sei? Sembra leggermente eccessivo. Ciao Cat, tutto bene? Oh,
Non volevo investirti, te lo giuro. Questi okay. sono i tuoi veicoli. Ma scusami, il tuo garage praticamente è Fort Zancudo di GTA 5. Come funziona? Non ho capito. Vabbè, comunque sono dei veicoli che mi piacciono tantissimo. Direi di andare alla ricerca di qualcuno di più grosso. Così almeno, avendoli, possiamo fare un altro rito per spawnare il cameraman gigante che ci aiuterà a sconfiggere il boss Skibidi Toilet. Sei pronto? Questo gatto mi mette l'ansia e per una volta non sei tu il gatto. È il momento di agire, mio compagno Cat. Andiamo a trovare quelli grossi. Ci servono per evocare i nostri alleati. Oh, ne vedo uno. Lo vedi qui dritto? Sì, lo vedo e non mi piace. Non ci passiamo. Scusa, attento. scusa, non volevo fare incidente. Aia! Che schifo è quella roba. Aspetta. Me ne sono accorto io. Aspetta, non sparare. Prova. Oh mio Dio, quella è la versione militare con i bazooka. Ok, mettiti al lato. Uno dei due dobbiamo lasciarlo vivo. Quindi proviamo. Allora, prima di tutto devo documentarli. Ti ricordo che io sono il cameraman. Quello vero? Sì, esatto, sono il cameraman vero. Sotto mira. Esatto, tienili sotto mira. Provo a documentare prima lui. Si tratta di uno Skibidi Toilet gigantesco, versione militare a quanto pare. Faccio delle foto. Con ai lati dei cannoni giganti. Ma cos'è sta roba? Poi abbiamo questo Skibidi Toilet a non so quante teste. Lo devo fotografare che poi me le conto a casa. Credo siano 5 teste serpentoide. Da 5-6. Esatto. Oh, oddio. Con Sto delle cadendo. Zampe meccaniche e credo sia in cerca di cibo. Cat, ma dove stai andando? Okay. No, mamma mi ero incastrato. Mamma mia, quanto sono brutti. Devo vedere la reazione ad un colpo di cannone. Spara a quello con le zampe, ok? 3, Tirare, 2, puntare, 1, spara! Fuoco! Ma... Aspetta, Cat, questo era il carro armato più forte che avevi con la quale abbiamo ammazzato Freddy Treno Gigante? Sì. E non l'ha ucciso? No, fammi riprovare. Ti prego, riprovo. No, wait. Questo potrebbe essere un problema. Aspetta, vado a prendere il mio carro armato. Lo sto smitragliando. Sì, smitraglia nel frattempo. Oh, l'ho ucciso. Sì. Oh mio Dio. Tre colpi di cannone. Aspetta, faccio una foto. Perfetto, ok, vado a prendere il mio carro armato. È quasi forte quanto la fusione di Rainbow Friends. Esatto. Sì, quello lì. Immagina questo qui che potrebbe anche spararci. Effettivamente non ci abbiamo pensato. Prendo anche il mio di carro armato. Ok, mettiamoci in posizione. È il momento di Fuoco! Sparare. Oh mio Dio, sta sparando lui. No. Sta sparando lui. No. Cat, questi carri armati sono indistruttibili, vero? Dimmi di sì. Spero di sì, cioè, dimmi di sì. No. Oh, è morto. L'ho ucciso. È morto. Mamma mia. È molto Mamma più debole mia. Lui. Oddio, sì, è più debole, ma stava per ammazzarci. Ma ti rendi conto che questi sono due cannoni mitragliatori giganti? Ma che ansia. Ma voi siete pazzi, malati. Si può prendere. Perché sì. non le facce strane? Aspetta, portiamolo a casa, Cat. Portiamolo nel laboratorio. Questo okay, lo analizzeremo. Aspetta. Ok, tu prendi lui. Mamma mia, no, non in testa, per favore. Tu prendi lui. Lo devo agganciare al mio carro. Sì, io prendo l'altro. Ok, andiamo. Tu ci sei? Tutto a posto? Sì, lo so sì. che il tuo è un po' più pesantino. Ma piano piano no, questi carri riescono a resistere ogni esatto, tipo di esatto, li trasciniamo a casa nel laboratorio. Mamma mia, che fatica trascinare con una corda gli Skibidi Toilet. Vai, piano. Ah, qui c'è ancora, c'è ancora quello morto. Il tizio morto. Vabbè, non fa niente. Aiuto. E Cat, mi sa che è più pesante il mio del tuo. Le cinque teste Premi si fanno. Il turbo. Ci sto provando, ma non va. Cat, io mi sto leggermente cacando addosso. Perché non so se vedi quello che sto vedendo. No, io non vedo bene. Ti conviene vedere bene. Aspetta. C'è il boss gigante degli Skibidi Toilet. Ma dietro di lui c'è Skibidi God. Guardalo che brutto. Ma è lui quello di cui dobbiamo preoccuparci. È un cesso grande quanto un palazzo. Grande. Ma l'altro guarda che visto. Brutto. No, Cat, dobbiamo finire il rito di evocazione. Allora ci sono i 5 cessi ma che abbiamo distrutto. Tu non ti preoccupare, Cat. Senti, vuoi fare altre domande o vogliamo fare il rito di evocazione? No, facciamo il rito. Ecco, non li bravo. Voglio questi qua. Bravo. C'è solo una parola da dire in questi casi per fare un'evocazione con 5 cessi. Non è quella. Ah, scusa. Abbunda la cacca. Oh, l'hai sentito? Questo l'hai sentito? Oh mio Dio! Ma ha spawnato il cameraman! Ma sono spawnati dei cessi! Oh mio Dio!
Oh mio Dio, Cat. Pure te sta cambiando un po' il colore dello sfondo. Sì, sta cambiando il colore dello sfondo. Sta succedendo di tutto. Dobbiamo unirci. Vai fuori. Andiamo. Non si riesce mai ad uscire qua. No. Oh mio Dio. Ha battuto il cesso gigante. Mi sa di sì. Adesso è rimasto solo Skibidi God. Dobbiamo aiutarlo. Guarda quanto è grosso, Cat. Andiamo. No. Oh, ma non sta morendo. Aspetta, forse gli dobbiamo spostare quello grosso. Levati, imbecille. Cat, non lo so. Sento dei peti. No. No, Cat, sta succedendo di tutto. Mi sto caccando addosso. Quale arma? Fermo. La roba per costruire. Aspetta, come per costruire? Non costruire come su Fortnite. Vai. Prendo un lanciagranate di fuoco. Sì, prendi il lanciagranate. Vai, fai esplodere. Vai, Cat. No. Attento ai cessi. Attento ai cessi che esplodono. Vai. Oh mio Dio. Vai, fai esplodere. Vai, aspetta che miro. Sto ricaricando. Belle, io adoro queste battaglie epiche. L'ha messo all'angolo. Vai, mi sa che è più forte lo skippy di God. Aspetta, mi hai confuso con gatto. Aiuto, stavo dicendo. What? What? C'è il cameraman qui dietro! Vieni qua, bro! Non ci posso credere! Il cameraman gigante grande che abbiamo evocato! Grande bro! Cat, mi presteresti un attimo l'arma gatto, così, giusto per curiosità? Un attimo? Sì, grazie mille. Salve, signor cameraman gigante! Non per qualcosa, devo vedere se il mio amico qui presente gatto dice la verità. Mi sa che stavi dicendo la verità. Ho ucciso il cameraman. No, ti hanno l'ultra istinto! No, mi dispiace. Addio, piccolo gatto. Seguimi. Scappiamo insieme. Al prossimo video! Anzi, miau!